Partiamo con le cose di oggi. Potete vedere il mio cappello nuovo. È il cappello orso. E questo qui per andare in campeggio è l'ideale. Anche per andare al mare d'estate. Ti invidiano tutti, eh? Qua c'ha come un bottone per staccare le zampe. Ah, così più sportivo, eh. La moda quest'anno la faccio io. Altro che Benetton. Che film è? No, c'era il film Allora Mambo, che c'era quello che diceva: allora questi qua, gli stivali dei soldati della Russia, i cappotti col bacco, io quest'anno in Italia la moda la faccio io. C'era uno che mi ha guardato un po' fino. Ma perché stamattina Ciuschi, invidiosa anche lei vuole il cappellino con le orecchie sopra. Guarda che bello, eh? È proprio survival, eh? Volendo, aspetta, fammi fare un'inversione. Volendo si poteva fare un cappellino d'orso vero, però in Florida non si possono. Devi avere licenza per uccidere gli orsi. E anche se lo trovi morto, non è che te lo puoi portare a casa, perché una volta che sono andato in campeggio hiking, c'erano alcuni che hanno detto: abbiamo visto un orso, era lì sulla strada, l'avrà ucciso un cacciatore, poi non è scappato l'orso e non. Insomma, era lì sulla strada, morto. Che poi ho tentato di andarlo a vedere per fare due foto del caso, non l'ho trovato. Comunque, io ho detto: oh, sarebbe bello avere tipo un pick up, lo porti a casa, fai una pelliccia. Ha detto: non si può, perché anche se è morto, non lo puoi. Non so. Per 2 o 3 bistecche ci scappavano, Che 3 o 4. Poi si poteva fare un cappellino. E va, sto qua. Sto cappellino l'ho visto a Mythbuster comunque. Ce l'aveva Carrie Byron. Perché è un cappellino da uomo questo, eh. Tutti gli uomini duri hanno questo cappellino. Con le orecchie. E va, sto qua. Volendo, allora, l'ho comprato su Amazon. Pare $20. Ci ha messo più di 2 settimane ad arrivare. Infatti un po' mi aveva rotto le palle sto coso. Poi. Volendo c'è anche le orecchie di lupo. Ci sono altri animali. C'è il topo. C'è lo stegosauro. Le orecchie da stegosauro sono bellissime. Allora, sì, è un po' impegnativo, molto impegnativo. È un capo da milioni un po' impegnativo, non è che puoi andare tipo a un matrimonio. Però io l'ho comprato più che altro per andare in campeggio, perché tanto quanto d'estate un caldo, no problem. Però d'inverno, mi ricordo, sono dei giorni, serate, nottate, freddissime, col fuoco. Siccome devo andare in campeggio sabato, andiamo a Cumberland Island, che è un'isola, l'isola più grossa degli Stati Uniti. Non lo so se è più grossa degli Stati Uniti, però è grossa. Abbastanza. Non lo so. Vabbè. Allora andiamo lì. È un'isola che sono stato già. Praticamente è un'isola che però è disabitata. Cioè, all'inizio, una volta nel 1900, abitavano delle persone abbastanza ricche, tipo magnati del petrolio, che avevano fatto loro la villa lì. Però poi dopo c'è stato un incendio, non lo so, l'hanno lasciata. E beh, si può andare a visitare, c'è la villa, però è tutta diroccata. Poi ci sono delle macchine antiche tutte arrugginite così. E poi la particolarità di queste isole è che è strapiena di animali.
E allora è facilissimo incontrare dei cavalli che girano per... vanno sulla spiaggia oppure vanno, girano lì. L'ultima volta che sono andato erano lì dove c'era la villa, c'erano tutti questi cavalli selvatici, selvaggi. Poi si possono vedere un sacco di uccellini, si possono trovare un casino di conchiglie, che di solito non le trovi, perché poi è un'isola che si può arrivare solo con la nave, quindi non è tanto visitare, non è che uno ci va in macchina. Puoi arrivare solo con la nave, quindi un parco nazionale, solite robe, solite bla bla bla, bla, bla. E basta qua. E beh, con questo cappolino puoi andare a fare le rapine in banca, proprio da gangster, aspetta, faccio il simbolo. Questo è il simbolo da gangster, che vuol dire blood. Aspetta, non lo so fare, però ci sono dei modi a farlo, non so. Poi allora, ieri sera ho giocato a Uncharted 3. Devo dire che ci sono alcuni quadri abbastanza difficili, tutti da sparare, bla bla. C'era abbastanza bello quello dove devi andare sott'acqua, un gran casino, devi saltare di qua, sparano da tutte le parti. Poi sono arrivato al quadro lì del deserto, che due palle quello, che devi camminare, camminare, poi non trovi niente. Non so, sono al quadro 20. Poi... perché come cappellini ho sempre guardato quei cappellini un po' da tedesco, che hanno tipo trecce, sono di lana e hanno delle treccine ai lati, no? Che i tedeschi quelli ce li hanno, gli svizzeri quelli ce li hanno tutti, però non l'ho mai comprato, allora ho deciso di comprare questo che è molto più aerodinamico. Oh, dentista a posto per quest'anno, Per quest'anno non ci vado più. Beh, ma devo andare adesso, il prossimo appuntamento è aprile per il checking. Però oggi mi ha aggiustato un dente e due palle. Però me ne ha aggiustati altri due che si erano un po' consumati gratis. Quindi ho speso solo $185, regalato, Però non sento niente adesso, tutto addormentato. Oggi ho portato da mangiare un piatto sempliciotto, che sicuramente mi rifiscia, avrà da ridire. Non c'è formaggio, non c'è carne, non c'è niente. Praticamente peperoni al forno, che la mia ricetta è molto semplice: pigli 4 peperoni, schiaffi nel forno mezz'ora, a posto, poi te li mangi con l'olio, l'aceto. Allora scimmia, ma che roba, gli ho abbagliato. Poi altre cose, un po' chiudo. Ma cos'è tutto bagnato qua? Si è fatto la pipì addosso l'orso, guarda. L'unica cosa che non mi piace di questa cosa è un po' troppo poliestere, no? Poliestere un po' mi dà fastidio. Mi piaceva se era cotone, se era tipo lana-lana, cotone-cotone, cotone-lana, lana-cotone. Che film è? Che film è? Lana-lana. Ma qui non c'è niente. O c'è lana-lana, o c'è cotone-cotone, lana-lana, cotone-cotone. Poi... giorno è oggi? 30 e olle.
poi ho fatto uno scherzone a uno, perché ma avete voluto mettermi nella lista. Oh, guarda, c'è Five Guys, si potrebbe fare un salto con degli hamburger molto buoni. Allora, avete voluto mettermi nella lista trova gli amici di dell'Apple, dell'iPhone. Ma che cavolo è qui tutto bagnato? Evidentemente c'è qualcosa bagnato. Allora, ed è questo, è un, secondo me è un po' un bug di, del sistema trova amici, manda gli iMessage, gli iMessage, perché praticamente quando mandi un iMessage con l'iPhone attraverso la lista, insomma quella lì degli amici, quello che riceve il messaggio arriva come un numero di telefono, e quindi lui non capisce, lui stupidamente non capisce che gliel'ha mandato, perché ovviamente lui non ha me nella sua rubrica amici col numero di telefono, quindi lui gli arriva un messaggio da 0015333. Infatti questo non mi piace. Allora, però questo è motivo di scherzoni. Allora, di solito ad altri gli ho detto: ehi, ciao, sono la Patti, allora andiamo alla festa domani. Ma la Patti chi? Ma chi sei? Però oggi sono andato oltre, però lo scherzone non è riuscito. Praticamente a uno, Daniel La Paola, DJ famosissimo, lo conosciamo, e Daniele Paolini, DJ famosissimo, che siamo tutti, bellissimo, bellissimo, facevo l'imitazione di Nuccio Vip. Daniele Paola, che siamo tutti, bellissimo, bellissimo, fa riderissimo. Allora, no, sono andato oltre, perché prima sono andato sul suo Facebook a vedere i suoi amici, e ho visto che è sposato o è fidanzato con una che si chiama Maria. Tra i suoi amici c'è una che si chiama Sandra. Allora mi ha dato un messaggio e ha detto: ehi, sono la Sandra, sono incinta, adesso glielo dico a Maria. Però mi ha beccato subito, perché aveva il mio numero associato al mio nome. Ah, se no è uno scherzone. Basta, tutto qua. E questi sono degli scherzoni fantastici, Adesso vado subito, appena arrivo al lavoro, vado subito su Facebook a cercare altri e fare lo scherzoni. Poi lo devo mandare a qualcuno che non gli ho mandato nessun messaggio, se no resto fregato. Lucio Vip. Siccome ho detto delle cose ieri nel podcast, però non tutti guardano il podcast, perché soprattutto se non avete un Macintosh, se non avete iTunes, i podcast non sapete neanche cosa siano, sicuramente. Allora, io devo girare qua. Allora vi ridirò la storia che ho visto nel documentario, no? Per poi vedere similitudini, somiglianze e differenze sistema italiano-americano, no? Cioè, questo qua, allora, il documentario che sto guardando adesso si chiama Ce l'ho quasi fatta, no? A evadere la polizia, però alla fine li hanno pigliati. Allora, questo qua praticamente ha ingaggiato un killer per uccidere la moglie. Il killer però era un po' sbinchiolato, è andato a casa della donna, non l'ha trovata, però gli sono arrivati a casa della donna vari amici, 4, e lui li ha uccisi tutti e 4. Il primo con una pistola, che con un silenziatore autocostruito, gli altri due con l'accetta, molto bello, no? Questo qua l'hanno arrestato, il mandante invece è scappato di qua, è scappato di là, è stato latitante per un po' di anni, no? Però poi alla fine l'hanno pigliato. E secondo voi la domanda è: se uno è un mandante, no? Però il killer fa di testa sua, fa un gran casino, cioè te sei colpevole anche degli omicidi che ha fatto o no?
secondo me in Italia direbbero subito no, sicuramente infermità mentale come prima, come seconda, ma era solo un gioco di fantasia, non è che volevo veramente ucciderla, al massimo ti daranno un omicidio colposo, non lo so. Invece lì, quell'altro è successo in Florida, gli ha dato ben 4 ergastoli. Allora, quello è il killer effettivo, proprio che ha fatto l'omicidio, gli hanno dato la pena di morte, ed è giusto. A quello lì gli hanno dato 4 ergastoli. Perché anche se non l'ha fatto effettivamente, è stato la causa dell'omicidio. Se lui diceva niente, non c'erano 4 omicidi. E quindi, colposo. Cioè, anzi, lui non omicidio colposo, omicidio doloso di primo grado. Molto bello. Tutto molto bello. Poi, niente, ho guardato quello, guardo quell'altro, guardo quest'altro. Il problema è che in Italia, anche voi, siete troppo buoni. Adesso magari questo qua, ok. Però succede, non so, non so, qualche, non lo so. E senti sempre, non si può rovinare la vita, il carcere deve riabilitare, dobbiamo aiutare, dobbiamo perdonare, che due palle. Andate via sempre così e dopo la giustizia vi ritrovate quella che è. Invece no, dovete fare delle scelte decise che possono farvi anche male, ma dire basta. Questo qua ha rapinato, ha rubato una mela. Ah, questo è il classico esempio. I politici vanno a casa e uno che ruba la mela gli danno 20 anni. Questo è il classico esempio. No, uno tipo ha fatto una rapina perché era un barbone, no? Non aveva nessun soldo, ci è scappato il morto, quindi è una situazione un po' emotiva, perché questo qui insomma non aveva il soldo, stava per morire già di suo. Allora no, basta, dovete guardare, ha ucciso, allora deve avere una condanna di primo grado doloso e basta. Anzi, poi l'altro esempio, tipo un bambino, no, un sedicenne fa la classica bravata, ci scappa il morto, e voi, non si può rivivere la vita, seconda possibilità, tac, basta, no? È stata una ragazzata, la classica frase, basta, tutto qua. Adesso non mi vengono esempi specifici, però poi questa è la faccia da orso. C'ho fame. Questa cammina sul marciapiede, c'è una cosa che non si vede mai. Sicuramente sarà un'alcolizzata che gli hanno rubato la patente, gli hanno tolto la patente. Ma che cavolo è tutto?
più cose di oggi da dire. Allora, qui c'è Winn-Dixie. C'è quello, c'è quello. Praticamente non so se l'avevo raccontato, però Mary Fisher gli è arrivato il controllo della finanza, no? Che non è come magari succede in Italia, che arrivano proprio i militari dentro della finanza. Prima ti chiamano, poi mandano un ispettore, che però era una donna normale, e dopo vogliono vedere tutte le cose, le fatture, e qualcosa trovano. Adesso a Mary Fisher gli contestano che il sistema che lei usa per far lavorare noi non è proprio messo bene, perché cioè noi siamo lì a Mary Fisher come esterni, tipo freelance, che lavoriamo attraverso Mary Fisher, no? Però siccome usiamo alcune attrezzature, tipo la stampante, il tavolo, il bagno, allora lei allora non è esattamente tipo un freelance effettivo. Allora adesso sta facendo un casino, cioè sarà un mese che deve far vedere fogli, deve far vedere questo, quest'altro, un casino. Quella era una contestazione. Poi l'altra contestazione, che anche questa non la sapevo manco io, praticamente io pensavo, e così era, che quando compri una cosa online tipo Amazon, un gioco, qualsiasi cosa, non paghi le tasse. In realtà non le paghi, però teoricamente le dovresti pagare alla fine. Ma nessuno sa sta cosa. Praticamente te, quando paghi le tasse normali, dopo dovresti dire: ho comprato questo, 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 devo pagare questa tasse qua. Mi sembra una stronzata, e mi sembra, può essere anche giusto, però mi sembra fatta male, insomma. Se volete far pagare le tasse, mettetelo direttamente in Amazon. Perché praticamente la storia è che se te compri una cosa online e nel tuo stato non c'è il negozio che vende sta cosa, allora le tasse non le paghi. Praticamente, se io compro su Amazon un CD, siccome Amazon non ha uno stabilimento in Florida, non pago le tasse. Però se compro qualcosa dall'Apple Store, siccome c'è l'Apple Store a Miami, c'è anche Jacksonville, c'è un sacco di parole, allora pago le tasse. Infatti io, per comprare il MacBook, il Mac Mini, l'ho preso da MacMall, che MacMall vende roba Apple, però non ha uno stabilimento o un magazzino in Florida, e non ho pagato le tasse e non le ho pagate. Però teoricamente dovevi pagare. Però ormai quale roba vecchia ho evaso, di brutto. Ma sta cosa non la sa nessuno, quindi proprio nessuno paga queste tasse qua. Infatti adesso non so, vogliono cambiare adesso, vogliono mettere un... Infatti, quando ho dovuto comprare le Bose, sono andato direttamente a Best Buy, così non c'è il problema delle tasse. Che se vai a Best Buy fisicamente al negozio, le tasse le paghi. Quindi ho speso il 7%. Noi abbiamo il 7% di tasse sulle cose. Ma vi rendete conto? Voi invece avete solo il 21%. Tutto qua. Allora, per il momento è tutto. Ciao a tutti. Aspetta che c'ho l'orecchia sporca. Me l'ha insegnato Ciuschi sto trucco.